Bene, buongiorno. Nella unità di lavoro di oggi ci occuperemo dello stato giuridico del personale della scuola, tema che verrà affrontato fornendo le informazioni essenziali su questa materia e anche da un punto di vista storico. Ci soffermeremo anche rapidamente sulla questione del codice disciplinare e faremo alcuni accenni anche al periodo di prova dei docenti. Bene, allora, per parlare dello stato giuridico del personale docente, dobbiamo fare un piccolo excursus storico in modo da capire con precisione anche come oggi è configurato questo aspetto fondamentale del nostro sistema scolastico. Andando indietro nel tempo, dobbiamo partire dal testo unico numero 3 del 1957, che era quello che riguardava gli impiegati civili dello Stato. Questo testo riguardava appunto tutto il personale e non c'era uno stato giuridico specifico per gli insegnanti. Passiamo poi al 1974 con uno dei decreti delegati di quell'anno, precisamente col decreto numero 417, che riguarda proprio lo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo. Una tappa assolutamente fondamentale è quella che riguarda la privatizzazione del rapporto di lavoro introdotta dal decreto legislativo numero 29 del 1993. Nel 2001 abbiamo poi il testo unico numero 165 che fa un po' il punto sulla situazione. Come sappiamo, perché lo abbiamo esaminato già in un'altra lezione, il testo unico non è altro che un testo normativo che mette insieme tutte le norme che riguardano un determinato argomento. Normalmente sono norme che sono già in vigore e infatti il testo unico 165 raccoglie tutta la normativa che fino a quel punto si era prodotta. Dopo il 2001, un altro provvedimento molto importante è il contratto collettivo nazionale di lavoro del 2007, del novembre 2007, e dopodiché abbiamo ancora il decreto legislativo 150 del 2009, che è un decreto adottato in applicazione alla legge numero 15 di quell'anno, la cosiddetta legge Brunetta. Poi abbiamo un contratto nazionale del 2011, vedremo poco più avanti di che cosa si tratta, e infine abbiamo le norme più recenti, e cioè la legge 107 del 2015, cioè la cosiddetta legge sulla buona scuola, che interviene anche questa in materia di stato giuridico del personale, il decreto 59 del 2017, che è uno dei decreti legislativi approvati in applicazione alla delega contenuta nel comma 181 della legge sulla buona scuola e che riguarda, questo decreto, il reclutamento del personale docente di scuola secondaria. Infine abbiamo la legge 124 del 2015, che è la cosiddetta legge Madia, con il relativo decreto legislativo 75, che interviene in particolare con importanti modifiche rispetto al decreto Brunetta del 2009. Infine, la norma più recente in materia di stato giuridico è il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto nell'aprile del 2018, quindi pochi mesi fa. Allora, dopo aver fatto questa carrellata su tutte le norme, vediamo un po' queste disposizioni singolarmente come intervengono sullo stato giuridico del personale. Allora, abbiamo detto il testo unico del 1957 che riguarda gli impiegati civili dello Stato. È il primo testo normativo completo dopo la nascita della nostra Repubblica
E contiene, pensate un po', addirittura riferimenti a norme che risalgono al secolo precedente, cioè norme che risalgono all'Ottocento. In realtà questo testo unico però non parla mai in modo esplicito del personale docente e quindi il personale docente viene trattato sotto l'aspetto giuridico alla stregua di altre categorie di dipendenti pubblici. L'idea che sta un po' sotto questo modello è che il docente non sia altro che un funzionario dello Stato, esattamente come un dipendente dell'ufficio anagrafe piuttosto che un dipendente del catasto o di un altro ufficio o di un altro ufficio pubblico. Ma ovviamente a partire dagli anni 60 c'è un grande cambiamento nella scuola italiana. Sparisce un po', come dire, la figura del docente funzionario dello Stato e si afferma invece la figura del docente inteso come tecnico dell'educazione. Pensiamo che negli anni 60, per esempio, intervengono due importanti riforme del sistema scolastico nazionale, la scuola media unica nel 1962, la scuola materna, come allora si chiamava, statale che nasce nel 1968, ma soprattutto il decennio degli anni 60 e i primi anni, degli anni 70, del decennio del 70-80, sono anni importanti anche dal punto di vista delle trasformazioni sociali. Nel 1970, per esempio, viene approvato lo Statuto dei lavoratori che riguarda tutto il mondo del lavoro. E insomma, tutti questi cambiamenti, queste modifiche, sia strutturali rispetto al sistema scolastico, sia sociali, rendono assolutamente indispensabile una revisione profonda dell'intero impianto normativo di riferimento, in particolare proprio la parte che riguarda lo stato giuridico del personale della scuola e del personale docente. Insomma, la figura del docente funzionario non regge più, c'è bisogno di un nuovo contesto giuridico. Si arriva così al 1973 alla legge delega numero 477, è stata già citata nella lezione in cui abbiamo parlato delle diverse tipologie di norme, di disposizioni e di leggi. La legge delega, come sappiamo, è una legge che attribuisce al governo il potere, la responsabilità di adottare dei decreti legislativi, cioè degli atti aventi valore di legge. Questa legge delega viene tradotta in decreti delegati o decreti legislativi. Decreti delegati e decreti legislativi sono sostanzialmente sinonimi. Questi decreti delegati vengono emanati nell'anno successivo, vengono approvati nell'anno successivo e sono esattamente cinque. Quello che a noi qui interessa ricordare è in particolare il decreto 417, quello sullo stato giuridico del personale docente direttivo e ispettivo. Questo decreto, il 417, si apre, guarda caso, ma non è ovviamente un caso, si apre con l'articolo 1 che è dedicato alla libertà di insegnamento. Quella libertà di insegnamento che, non dimentichiamolo, è una libertà di rango costituzionale. L'abbiamo visto nella lezione, appunto, in cui abbiamo trattato proprio il tema della Costituzione e di come la scuola è trattata all'interno della nostra Costituzione. Ricordate che c'è un articolo della Costituzione in cui si parla proprio di libertà di insegnamento. L'articolo 1 del decreto 417
declina nel dettaglio, declina nel dettaglio che cosa si debba intendere per libertà di insegnamento.